mi stanno arrivando, Teresa, manca solo Sara. Naturalmente una lezione bellissima, molto strong per il torace, sempre sperando che Angelo domani non ci faccia lavorare le braccia, Dani. Ok, aspetta, no, Sara è entrata? Eccola, si sta entrando. Allora, vi dicevo, tanto saremmo usciti da quella posizione, stavamo uscendo, continuate a tenere però il mattoncino nelle mani. Teresa, tu anche no, lavora anche senza mattoncino, se è il caso, cioè se senti appesantire troppo la spalla, lavora senza mattoncino. Andiamo a fare adesso il Trikonasana, la nostra amata Trikonasana, sempre con il mattoncino oggi. Quindi apro le gambe senza fare saltelli, quello che reputo che sento che le mie cosce mi stanno tenendo su. Provo a ruotare il piede destro all'esterno senza piegare il ginocchio. Controllo che il tallone del piede che ho girato sia in linea con l'arco plantare dell'altro piede, quindi mi assicuro che la simmetria delle mie gambe è giusta. Mattoncino dietro la schiena, lo tengo proprio con le mani, lo metto dietro così mi permette di tenere meglio. Tengo proprio il mattoncino con le braccia in modo da scendere giù le spalle e da ruotare un po' le braccia all'esterno, le spalle all'esterno. Non perdo le azioni di Trikonasana, quindi questa mia coscia che ho girato ruota verso l'esterno. Stessa cosa fa l'altra coscia, che continua a ruotare verso l'esterno, in modo che tutte e due le mie anche guardano frontalmente. Ok? Piano piano, inspirandomi, tiro su, spingo il peso sull'altra gamba ed espirando lentamente vado un po' a scendere, non tantissimo. Scendete un po', giusto per allungare la colonna, spingete il mattoncino lontano, tenete la testa dritta, allineata con il corpo. Gambe forti, non state sulle ginocchia, sentite i femori impegnati. Inspirando, torno su, mollo un attimo le braccia se mi voglio riposare, giro il piede destro all'interno e apro all'esterno il piede sinistro. Quindi la rifacciamo da quest'altro lato. Visto che non poggiate le mani da nessuna parte, state attenti anche a questa apertura, non la fate troppo eccessiva perché magari potreste sbilanciarvi e cadere. Quindi regolatevi anche il vostro spazio delle gambe. Di nuovo sistemo le braccia, giù il mattoncino, apro bene le scapole, inspirando mi allungo con il trage verso l'alto, spingo il peso sulla gamba destra ed espirando scendo con il busto a sinistra cercando di allontanare il mattoncino dalle spalle, quindi tirarlo lontano. E di nuovo piano piano, inspirando, torno su, espirando, mollo le gambe e richiudo piano piano. Quindi rilasso un attimo, se vi serve un attimo, anche per rilassare le mani, i polsi, scioglietevi sempre. Adesso lo andiamo a rifare, però non facciamo Trikonasana, adesso facciamo un'altra posizione. Sempre con l'aiuto del mattoncino facciamo questo lavoro perché ci serve per l'apertura del torace. Così nei prossimi giorni proveremo a fare anche degli esercizi nuovi. Di nuovo, appena mi sento pronta, riallargo le gambe. Mattoncino sempre dietro, come prima. Ruoto la gamba destra. Attenzione quando ruotate le gambe a vedere se riuscite a ruotarla senza piegare il ginocchio. Lentamente, piano piano, inspirando, piego il ginocchio destro, cercando di
tenere il busto dritto, quindi come se il mattoncino vuole scendere al tappetino. Controllo l'angolo della mia gamba, vedete se la gamba sta facendo un angolo che non è un angolo retto. Sistemo l'apertura, prendone una, o riducendo appunto l'apertura in base a quello che mi viene. Espirando, piano piano provo ad allungare il mio fianco destro sulla coscia. Allontano sempre il mattoncino volendolo tirare verso il piede opposto. Torace bello aperto. Occhi forti, lo so che è doloroso. E piano piano inspirando vengo prima su con il busto, poi raddrizzo il ginocchio. Andiamo a farlo direttamente dall'altra parte, prima di riposare. Ruoto il piede sinistro. Tengo sempre bene aperto come Trikonasana, anche questa, eh? Cosce tutte e due che ruotano verso l'esterno, quindi cercate di impegnare queste anche che guardano in avanti. Quindi non è che la coscia destra si deve ruotare, dovete sempre stare belle aperte. E di nuovo, inspirando, piego la ginocchio sinistro. Ed espirando, allungo il busto verso la coscia sinistra. Bravissime. Ancora un altro respiro. Inspirando, torno su. Espirando, raddrizzo il ginocchio. Richiudo un po' i piedi. E mollo. Piedi sempre larghi quanto il bacino. Vado a fare Uttanasana, se non siete stanchi facciamolo sempre col mattoncino, se siete stanchi lo potete posare. Mattoncino dietro la schiena, gambe forti, piano piano espirando vado giù, lascio il mattoncino attaccato al gluteo, mi metto le mani così in dentro. Una volta che mi sono allungata con le buste in avanti, piano piano vedo se riesco a staccare il mattoncino dal gluteo e a portare le braccia più su, come se le volessi portare verso la testa. Sto proprio afferrando il mattoncino con le dita, quindi non con i palmi, lo potete proprio afferrare per aiutarvi a ruotare un po' questa spalla. Accompagno i respiri. E poi restate giù in Uttanasana, ma mollate il mattoncino, lasciate andare le mani a terra. E da qui piano piano apriamo un pochettino i piedi per scendere giù in Malasana, quindi apro un po' la punta dei piedi all'esterno, sempre aiutandomi tenendo le mani a terra, lentamente piego le ginocchia e vado giù con il bacino. Potrebbe essere necessario allargare un po' i vostri piedi, quindi io ad esempio sono con le punte dei piedi che mi fuoriescono dal laterale del mattoncino. Gomiti contro le ginocchia, mani in namaste e tiro sul torace. In questo modo lavoriamo anche il torace contemporaneamente in maniera morbida. Se è il caso mettetevi sempre un mattoncino sotto il gluteo per evitare di cadere, se non avete equilibrio, altrimenti provate a stare con tutta la pianta del piede poggiata a terra. Sguardo sempre fisso davanti a voi. E piano piano poggio le mani a terra e rivengo in su con il gluteo, passo di nuovo in Uttanasana, quindi raddrizzo le punte dei piedi.
resto giù. Lascio andare anche la testa. Lentamente srotolando la colonna, quindi rientro prima con le vertebre lombari, poi con le vertebre dorsali e infine con quelle cervicali, riporto in su il busto. Ok, andiamo a sciogliere un pochettino questa tensione delle spalle, andando a fare adesso il movimento di Garudasana, facciamo solo con le braccia, quindi non spostiamo le gambe, tenete le gambe però unite in Tadasana, quindi continuate a fare il lavoro di Tadasana. Sulla pelle delle rotule, braccio destro davanti al viso, con la mano che va portata al viso, il braccio piegato l'angolo retto. Non so se mi vedete meglio di lato o davanti, però in entrambi i modi. Braccio sinistro passa sotto il destro e il palmo si ruota per cercare di acchiappare un altro palmo. Le braccia sono giù e i gomiti cercano di staccarsi un po' dal corpo. Non alzate troppo le braccia, le mani devono essere all'altezza viso. Respirate. E piano piano lentamente sciolgo, molto lentamente. Vi ricordo che qui si stira parecchio il muscolo della spalla, quindi sciogliete sempre lentamente. E andiamo a farlo con il braccio sinistro. Quindi il braccio sinistro davanti al corpo, il destro passa sotto e i due palmi cercano di afferrarsi. Se i due palmi non ci arrivano ad afferrarsi, ovviamente potete afferrarvi l'avambraccio, il polso, dove vi arriva la mano. Non dovete rompervi le ossa per posizione. Sempre però giù le spalle e provate a staccare poco poco i gomiti dal corpo. Respirate morbide. Lentamente anche qui sciogliamo. Sempre morbide, morbide, e ci prepariamo a fare l'ultima posizione in piedi, poi ci mettiamo a terra. Andiamo in prasarita, e anche qui lavoriamo sia di anche che di torace. Quindi apro le gambe, metto sistema mani a fianchi. Chi già la conosce la posizione e sa già che non arriva bene comodamente con le mani a terra, ovviamente sistematevi davanti a voi i mattoncini a questa altezza o anche a oppure la sedia in modo da appoggiare poi gli avambracci sulla sedia. Quindi chi sa già queste cose si sistemi sempre, anche se io non le spiego di volta per volta. Chiudo poco poco i gomiti verso dietro, sempre per far venire il torace in avanti e vado a piegarmi a 90 gradi. Scaricate il peso sull'esterno delle gambe. Qui dovete avere la sensazione come se l'interno del piede si vuole sollevare. Quella è la forza giusta. Ovviamente non si deve sollevare l'interno del piede, però quella è la forza giusta che dovete mettere. Una volta arrivati ai 90 gradi, potete poggiare le mani a terra. Vi consiglio di iniziare sempre poggiando le mani un po' a coppa, sempre per aiutare il torace a star su, quindi a chiudere bene le ascelle. Potete guardare anche ancora un po' in avanti, questo aiuta a tenere sempre il torace su. Quando sentite che ce l'avete, la posizione non vi scappa, potete mettere giù i palmi delle mani e continuare a guardare in avanti per chi sente che il torace rischia di mollarsi. Ancora questo respiro. Poi chi non se la sente, può restare ancora qui. Tenete sempre ascelle chiuse con il centro dei gomiti che guarda in avanti. Invece, se la sente di scendere ancora un po', può
provare a spostare le mani sulla linea dei piedi, piega i gomiti e cerca di andare giù. Lunga con la schiena che vuole scendere, la testa è solo l'ultima delle cose che si poggia. Respiro. E piano piano da qui riallungate i gomiti, riportate le mani sotto le spalle, chi invece è rimasto qui. Semplicemente tutti quanti da qui chiudiamo un pochettino i piedi verso l'interno, inspirando, mani e fianchi, veniamo su. Ok, abbiamo completato la sequenza in piedi, andiamo a metterci sedute, ci mettiamo in virasana, quindi se adesso facciamo riposare un po' il coraggio dai piedi e lo andiamo a sistemare la seduta. Quindi virasana, vi ricordo un mattoncino per sedervi se non riuscite a sedervi correttamente. Anzi, forse meglio davanti che dovete mettere le ginocchia sono unite con i piedi invece che sporgono verso l'esterno in modo da creare spazio per far scendere il piede. Ruoto i miei polpacci verso l'esterno, così creo spazio nella gamba e vado a sedermi giù. Se il mio gluteo non poggia a terra, se sento troppo dolore sulle ginocchia, mi sollevo sul mattoncino. Anche se siete messe sul mattoncino, sistemate sempre la seduta, quindi spostate sempre un po' i glutei per sedervi bene sugli ischi. E andiamo a salire sempre su con il coraggio, quindi non vi accrosciate, state sempre belle su. Ginocchia unite se ci riuscite. Controllate anche il vostro piede, non fatelo andare troppo verso l'esterno o troppo verso l'interno. Cercate di tenerli. I talloni sono comunque attaccati al corpo, non sono le gambe eccessivamente aperte. Andiamo a fare leggermente una torsione, quindi inspirando mi sollevo verso l'alto, espirando mano sinistra sul ginocchio destro, mano destra dietro e ruoto. Ruoto in asse, quindi cerco di non spostarmi sulla destra o sulla sinistra, devo sentire tutti e due i glutei che hanno lo stesso peso. Quindi non ruotate eccessivamente se sentite che un gluteo si sta sollevando. Anche dietro, se la mano che poggiate dietro non vi poggia comodamente a terra, usate un mattoncino che vi appoggia. Lentamente inspirando torniamo verso il centro ed espirando andiamo sull'altro lato, mano destra sul ginocchio sinistro e ruoto a sinistra. Di nuovo torno verso il centro. Andiamo a fare Paschima Namaskara, quindi il Namaste dietro la schiena. Sempre chi non riesce, vi ricordo che può afferrarsi i gomiti oppure mettere le mani con il Namaste verso il basso. Proviamo ognuno con la propria mobilità dei polsi a sistemare le mani in preghiera dietro la schiena e a salirle un po' più su, sulla linea più o meno del reggiseno. Apro i gomiti all'esterno, quindi sia se faccio Paschima Namaskara, ora vi faccio vedere da dietro, mi sollevo, vedete quindi, oltre a mettere le mani dietro unite, bisogna cercare di farle salire più su possibile, in modo da aprire bene i gomiti verso l'esterno. Se questa operazione è troppo dolorosa, potete farlo in questo modo, afferrandovi i gomiti
basta aprire le spalle verso di lei. Ok? Quindi ognuna con la propria mobilità, qualche respiro in Trishula Namaskara. E piano piano lentamente sciolgo, anche qui sciogliete lentamente perché i polsi sono molto sollecitati, quindi scioglieteli ruotando un pochettino le mani. E adesso andiamo a fare Parvatasana, vediamo se dopo tutto questo lavoro di terapia che abbiamo fatto oggi, se ci viene più facile, ok? Quindi, mani sempre unite, incrociate. No, resta pure in Virasana, Dani, restiamo in Virasana ancora a farlo. Quindi, mani incrociate, spingo i palmi lontani da me, giù le spalle, gomiti dritti, inspirando, porto le braccia su, verso su. Senza far salire le spalle, non venite in avanti con la testa e governate l'addome. Morbido, controllate la vostra respirazione, non state in apnea. Espiro, vengo giù. Cambio l'incrocio delle dita, lo andiamo a fare. Di nuovo, inspiro, ruoto i palmi all'esterno, rafficcio i gomiti, impegno le mie ascelle, espiro, vengo su. Con l'espiro salire è un po' più difficile, quindi valutate se è il caso di salire inspirando. A volte è bene provarli entrambi. Non serrate le labbra. Espiro e sciolgo. Possiamo mettere un attimo a riposo il nostro torace, se vi serve ruotate un attimo le spalle. Usciamo dalla posizione di Virasana, se riuscite, uscendo direttamente senza spostare le gambe, quindi girando una gamba in avanti e poi anche l'altra. Chi non riesce ovviamente si stende in avanti, come facciamo sempre, quindi vi faccio vedere per chi non lo riesce a fare, si allunga con le mani in avanti e stende prima una gamba e poi l'altra, spingendo il pallone indietro. Ok, passiamo da Dandasana, quindi tutti quanti con le gambe unite, piedi uniti, gambe dritte, ginocchia dritte. Anche qui valuta Teresa, per esempio adesso lavoriamo un attimo di anche, quindi non dovreste avere grossi problemi con la spalla, però se avete il problema sempre che quando lavoriamo a terra può capitare questo, no? Che vi afflosciate, cioè che non riuscite a tenere la schiena su vista, in questo caso vi aiuto tantissimo alzare la seduta, perché questa cosa supporta, vi aiuta più facilmente a tenere la schiena su. Quindi anche se normalmente lo fate senza mattoncino, senza coperto, senza nulla, ci sono dei giorni invece che magari uno non riesce. Questa roba la dovete sentire a prescindere se io lo dico, dovete cominciare proprio a sviluppare voi questa sensibilità. Per cui se sentite che la schiena non vi sta assopita, vi mettete seduti sul mattoncino, ok? Se invece non avete nessuna difficoltà, potete stare anche seduti a terra. Vi avvicinate la cinghia. E andiamo a piegare la gamba sinistra, quindi inizio la gamba sinistra che sono a favore di telecamera. Piego la gamba sinistra, ruoto il dorso verso il tappetino in modo che il mio ginocchio scenda giù. Se il ginocchio non poggia a terra, vi ricordo come sempre che c'è un supporto, che può essere un mattoncino, può anche essere una coperta articolata, un'impiegata, un cuscino del divano, quello che avete. Insomma, il ginocchio deve poter fare presa, quindi se non poggia da nessuna parte non avete la forza per fare la posizione. Prendete la cinghia, non vi servono cacchietti, prendete la lunga e la mettete alla lunga. Tutte e due le braccia tese sul torace, gamba che sta stesa, lunga, molto impegnata, quindi il femore sempre che vuole spingere tutto il tappetino.
presto qualche secondo in posizione. Ecco, piano piano, lentamente, se non ho problemi di schiena o di lombare, lentamente vado ad accorciare le dita, proprio vado ad accorciare la cinghia camminando con le dita sulla cinghia e cerco di andare giù verso il piede. Naturalmente cerco di scendere più dritta possibile, non mi sto cartucciando verso la gamba. Devo cercare di scendere con il torace dritto, quindi se sento che a un certo punto il mio torace si sta accorciando, insomma, sta tuffando, mi fermo, aspetto qualche respiro e provo ad andare un altro pochino più giù. Quindi mi fermo, aspetto qualche respiro e vedo se riesco ad acchiappare il piede senza aver curvato il mio torace. Bravissime, siete tutte belle lunghe, brava. Restate ancora un secondo. Tenete bene l'appoggio sulla gamba sinistra, non fate staccare il tallone dal vostro supporto o dal pavimento. E lentamente vedete se riuscite ad allargare un pochettino i gomiti e ad andare poco più giù. È la pancia e il petto che vogliono andare verso la gamba, non la testa. Quindi non scendete di testa perché altrimenti vi si curva tutto e tutto quello che abbiamo fatto finora è inutile. Cercate di aderire il vostro addome sulla coscia e di voler portare realmente i vostri seni sul ginocchio. Quindi lunghe, lunghe, lunghe. Un piano inspirando lungo su. Allungo la ciglia e riallungo la gamba sinistra, quindi mi rimetto in Dandasana, di nuovo gambe dritte tutte e due, e vado a fare lo stesso lavoro con la gamba destra. Quindi piego la gamba destra, cerco di portare il mio dorso del piede giù, il ginocchio che sta giù. Se serve mi sistemo sempre i glutei, cinghia all'avampiede sinistro e di nuovo resto su con le braccia in modo che il mio torace sta bello su. E lentamente espirando, provo sempre a camminare accorciando le dita sulla cinghia. Non abbiate fretta di scendere, fate il lavoro che vi ho detto prima. Quindi cercate di scendere sempre con il torace lungo. Quando sentite che si sta curvando, vi fermate un attimo. Un respiro, due, e provo a continuare. È una discesa lenta e consapevole. Non deve volersi piegare il torace, ma dovete voler portare il vostro addome sulla coscia. Quella è la piegatura. Cammino ancora un po', vedo se riesco a tirare il piede. E piano piano allargo i gomiti e vedo se riesco ad andare ancora un po'. Se i vostri seni non toccano il ginocchio, non ha senso che portate la testa giù, lasciate da lì. E piano piano inspirando torno su, passiamo in Baddha Konasana, quindi piego tutte e due le gambe a preghiera, mani sulle caviglie, sto sempre qualche respiro dritta, lunga verso l'alto. E poi, se non ho fastidio alla colonna,
Posso portare le mani più avanti e incrociare i piedi. Potete tenerle una sull'altra o anche incrociate, come vi viene più comodo. E piano piano, lentamente, addome dentro, torace che resta in fuori, allargo i gomiti e cerco di venire un po' in avanti. Con i gomiti posso fare un po' leva sulle tibie per tirarmi lungamente in avanti e poi lascio andare anche la testa. Ancora un altro respiro. E piano piano, inspirando, vengo su. E passiamo in upavista. Quindi completiamo il lavoro sulle anche. Adesso raddrizzando le ginocchia. Anche qui, naturalmente, se in questa posizione, come Baddha Konasana, quello di prima, vi viene difficile stare su con la schiena, vi sentite che vi accartocciate, mettete qualcosa sotto i glutei. L'importante di questa posizione è che qualunque supporto sistemate sotto i glutei deve essere solo sotto i glutei, cioè l'attaccatura della coscia deve poter restare libera, perché le cosce devono premere tanto sul tappetino, quindi devono voler scendere giù, perché questo fa la tenuta della posizione. Quindi assicuratevi che qualunque supporto stiate usando sia solo sotto i glutei. Mani in avanti, ci prepariamo a fare la nostra camminatina in avanti in upavista, quindi se vi serve aprite le gambe anche con le braccia, più le aprite e più avete spazio per poter ruotare il corpo. Ruotate bene le cosce verso l'interno, così il gluteo da dietro un po' si solleva e vi spinge in avanti con il torso. Mani sempre un po' a coppa, cerchiamo di camminare in avanti. Naturalmente anche qui ho dimenticato di dirvi che chi ha il cuscinone può usare il cuscinone. Cioè vi sistemate il cuscinone davanti a voi e camminate piano piano con le mani, in modo che a qualunque altezza siete arrivati potete poggiarvi il cuscinone e cercare di scendere un po' più morbide. Anche i mattoncini potete usarlo sotto la testa. Potete insomma usare i supporti, in modo da poter restare qualche secondo in più nella posizione per dare tempo ai vostri inguini di aprirsi, perché questa è una posizione che va tenuta affinché gli inguini si aprano. No? Se stiamo pochi secondi e vogliamo uscire subito, non fa effetto. Quindi bisogna sempre starci un po', respirarci su e provare a camminare in avanti il più che possiamo. Vi ricordo che anche qui non è la testa che vuole andare giù sul pavimento, ma è il vostro addome, per cui non ha senso che cercate di portare la testa verso il basso se la vostra schiena rimane curva e l'addome è staccato dal pavimento. Dovete voler attaccare l'addome a terra, il petto a terra e poi scendere alla testa. Quindi se non avete queste cose poggiate, sistemate il supporto sotto la testa. E state lunghe lunghe verso terra. Gambe forti, non mollate le gambe, state con le ginocchia tese, le cosce che spingono giù verso il tappetino e ruotano poco poco verso l'interno. Ancora un altro respiro. E piano piano, inspirando, aiutandoci con le braccia, torniamo su.
spostiamo eventuali supporti se li abbiamo utilizzati e con l'aiuto delle mani stesse ci aiutiamo a spostare le gambe, che in questa posizione ci vuole il ferro a pezzi per spostare con le gambe. Quindi questo succede anche dopo 10 anni di yoga, eh? Le gambe si sentono sempre, ragazzi, quindi non vi scoraggiate. Andiamo a stenderci a terra, portiamo un attimo le ginocchia al petto per rilassare. Tenete proprio le gambe con le mani in modo che si rilassano. Aprite anche poco poco le ginocchia verso l'esterno in modo da strecciare un po' gli inguini. E ci prepariamo adesso per fare l'ultima posizione. Questa è una posizione che fino adesso avete sempre un po' sofferto tutte. Adesso proviamo a spiegarla un po' meglio, vediamo se riusciamo a prenderla in modo da fare un piccolo avanzamento. Quindi sistemate tutti quanti un supporto dietro la testa. Chi ha il cuscinone può utilizzare il cuscinone, naturalmente, oppure Sara e anche Donatella, forse quella che tu la soffri in questa posizione un po', potete sistemare anche una sedia. Al posto del cuscinone, dove io sto sistemando il cuscinone, voi potete anche mettere una sedia, o comunque dei supporti più alti. Non conviene i mattoncini perché poi i piedi tendono a farla scivolare. Andiamo a fare la posizione sulle spalle con i piedi oltre la testa, si chiama Alasana. Questa è una posizione che solitamente si può avvertire un senso di soffocamento, soprattutto per chi come noi insomma c'ha il seno un po' prosperoso. Questa posizione tende a soffocare un po' il respiro. Quindi come facciamo per non soffocare questo respiro? Teniamo più in alto le gambe, quindi più tenete le gambe in alto, meno avete la sensazione di soffocamento. Ora sistemo anche la sedia, perché così magari vi faccio vedere meglio. Ovviamente se ricade il collegamento ci ricolleghiamo, così facciamo quest'ultima posizione prima di passare in shavasana. Quindi potete sistemare o il cuscinone o la sedia. Vi stendete a terra. Di nuovo con le gambe, con le ginocchia verso il petto, in modo da sentire bene la lombare che sta giù, braccia lungo il corpo con i palmi verso il pavimento, con un bel colpo di addominali, solleviamo le gambe e le portiamo indietro. Quindi vedete, se le poggiate su un supporto avete più stacco, non sentite questo senso di soffocamento. Quali sono le azioni da fare in questa posizione? Intanto cercare di portare i glutei più in su possibile. Quindi i glutei vogliono andare verso il soffitto, in questo modo si allunga tutta la colonna e non avete tutto il peso sul collo. Infatti il peso è sulle spalle, non sul collo. Cercate di ascoltarvi. Porti forti anche le cosce, quindi le cosce non collassano verso terra, ma stanno su, come se vogliono andare verso il soffitto, e naturalmente cercate di spostare sempre le spalle dalle orecchie, allontanandole da voi. Con le ascelle un po' chiuse. È sufficiente che provate 3-4 respiri e poi lentamente per scendere. Lentamente si scende, anche assistiti con le mani, dovete tenere